Il cantiere per la realizzazione della nuova sede del Centro di Formazione di Eccellenza dell'Ente Scoledile CPT della provincia dell'Aquila è ripartito qualche mese fa, dopo essere rimasto fermo per più di un anno. La struttura sorgerà nella località San Vittorino lungo la strada statale 80 all'Aquila e sarà pronta nella primavera 2018. Sarà composta da due edifici. Uno grande 2800 metri quadri distribuito su due livelli e verrà adibito ad uso didattico con aule e laboratori, mentre l'altro di 950 metri quadri sarà distribuito su tre livelli con alloggi e foresteria per studenti e docenti. Il costo complessivo dell'intervento è di 4.350.000 euro, di cui 2 milioni a carico della Regione e 2.334.000 a carico dell'ente scuole È importante farla, specialmente in questo momento della ricostruzione, perché noi abbiamo sempre più bisogno di manodopera specializzata, anche per i, vecchi, per i vecchi mestieri, mi riferisco a quelli della pietra, quello del falegname, quello del carpentiere. Purtroppo i vecchi masti formatesi nel 1980-90... Sono andati in pensione e questi nuovi a volte non sono ancora all'altezza della situazione. A questo va, unito il, va detto il fatto che ci sono nuove specializzazioni: mi riferisco, a, per esempio, a chi monta i dissuasori di sismici, chi monta la, la fibra di carbonio, chi, i cappotti, gli isolamenti, i pannelli solari quindi, sono tutta una serie di lavorazioni che sono fra virgolette moderne e che hanno bisogno di una grossa specializzazione sia in termini pratici che in termini di saper leggere le schede tecniche dei, dei prodotti. Un progetto in cui hanno creduto sia gli imprenditori sia le associazioni sindacali e questo non è poco, mi preme sottolinearlo perché significa che c'è stata molta attenzione e sensibilità verso quello che è la cultura della formazione delle maestranze in cantiere ma non solo perché questo centro potrà anche essere utilizzato per i corsi dei tecnici e quant'altro. La scuola di le organizza corsi in materia di sicurezza, di formazione e professionalizzanti. Abbiamo sottoscritto alcuni mesi fa un protocollo d'intesa che prevede l'accesso agli studenti delle facoltà tecniche nei nostri cantieri, previa però eh, la frequentazione di un corso specifico per la sicurezza dei lavoratori che si tiene proprio presso l'ente scuola di San Vittorino e questo è importante perché gli studenti in questa maniera verrà rilasciato un attestato che li seguirà poi per tutta la vita, che è quello di del, aver frequentato proprio il corso base per entrare nei cantieri. Deve essere, almeno questo lo spieghiamo, un progetto a livello al momento regionale che porti tutte le imprese dell'Abruzzo a fare la formazione in questo territorio, perché è qui che c'è la ricostruzione e pian piano si va trasformando su altri territori. Noi abbiamo anche intenzione di portare qui un centro di formazione per l'ST nazionale perché gli spazi ora lo, lo rendono possibile, poi abbiamo oltre proprio le aule e tutti i campi di prova, avremo anche una palazzina con sei appartamenti, quindi lì gli operai possono stazionare, possono stazionare i docenti che andremo a chiamare, perché la nostra idea è di servirci delle migliori professionalità e del miglior sapere che il mercato offre.